tutti, dal primo all'ultimo. Non è mai successo. Voi dovete, uno ci va sul portatore, l'altro deve leggere il passaggio e andare a intercettare dove è possibile. Uno, due, palla ai verdi, vai, uno, due, tre, quattro, caduta, gioca, vai, porta, bene, sì, ottimo, vai, non a caso Sofì, aiutarla, vai, sì, vai. Conduzione solo col piede che utilizzate di meno. Dovete andare a specchio, quindi dovete girare in senso antiorario. Pronti, via. Guarda lì che roba, pur di non tirar di sinistro. Bravo Paolo, va bene. Sì, Giulio! Accorcia il passo, Giulio! Buona questa! Bravo! Vieni qua, Giuse, com'è questa pioggia? È sporca di fango! Sì, scarica, scarica! Vai, via! Grande Ale! Dai! Allora signori, buongiorno, buongiornissimo. Tiago, cosa hai fatto ieri sera? Oh, ieri sono andato per prima a dormire, non è mai successo. Della famiglia? E non ti hanno disturbato? Sì che mi hanno disturbato, ma io so dormire, cioè. Perché di solito tu vuoi che ti addormenti, non funziona. Allora, quando bisogna andare a scuola non si dorme, così poi dormi lì e non ti devono dar fastidio. Poi, quando c'è la partita, dormi prima, fai la partita e poi dormi dopo. Mangi, giochi a fare. Un applauso! Signori, iniziamo a fare i seri e iniziamo soprattutto a pensare alla partita di oggi. Ripartiamo dall'atteggiamento dell'ultimo tempo di Persicitana, eh? Un atteggiamento di squadra, di gente che non molla, di gente che ha voluto a tutti i costi pareggiare, provare di vincere una partita non semplice, che però ci ha messo voglia, grinta e determinazione, da parte di tutti quanti, ok? Tutti, dal primo all'ultimo, correre, correre, correre. Te lo dico, devi correre dal primo all'ultimo, se no ti siedi e stai lì, ok? Ho visto? Due tocchi, giocare due tocchi, muoviamola veloce, facciamo capire che chi comanda qua, ok? Dai, enjoy, ci siamo! Amici sportivi, benvenuti in questa partita di campionato della Enjoy di Off Samuel contro i Pareta del Basca. Benvenuti dal vostro Pipega che farà la telecronaca di questo match meraviglioso. E stiamo per partire, siamo partiti con il retropassaggio del Basca. Attenzione, giro palla, Sofia cerca di tenere il possesso, recupera il pallone il Basca, rimessa laterale all'interno dell'area di rigore, il numero 4, liscio, parte il tiro! Subito in vantaggio il Basca, attenzione, dopo pochissimi minuti, numero 7 a segnare. Punizione per l'Enjoy, parte il tiro dei Capitan! Giulio, pallone che però si perde sul fondo. Attenzione, qui esce il portiere in maniera piuttosto disastrosa e Giulio trova la rete del pareggio. Riguardiamo il replay con Giulio che approfitta della disattenzione difensiva e insacca il pallone in rete. 1-1. Qui bravissimo Tiago in fase difensiva.
Attenzione, il numero 4 del Basca entra dentro l'area di rigore, parte il tiro! Torna in vantaggio il Basca, 2-1. Qui ottima azione da parte del numero 7, ancora una volta che salta Sofia. Mette il pallone in rete, però il Basca non si ferma. Ancora il tiro da parte del numero 6, il capitano. Palla che però si perde sul fondo. Attenzione con personalità i giocatori di Mister of Samuel, con Scala dentro per Bomber Diego. E recupera palla poi Capitan Giulio. Capitan Giulio con una finta, un tiro. È veramente un bellissimo gol di Capitan Giulio. Applaude Mister of Samuel, deve essere assolutamente fiero dei suoi. Qui bellissimo il colpo di suola per disorientare l'avversario e poi staffilata potente. Ancora Enjoy con Thiago dentro il pallone per il numero 14. Poi bravissima la difesa del Basca, poi in contropiede. La chiusura ancora della fase difensiva dell'Enjoy. Poi bravissimo Giulio che recupera palla sull'auto di sinistra. 1-2. Meraviglioso il tiro a giro. Sul primo palo finisce il primo tempo. 2 pari. Calcio d'inizio con il tiro direttamente in porta. Pallone troppo alto. Subito verticalizzazione, ottimo lo scarico, bravissimo Giulio dentro per Bomber Diego, grandissima l'azione. Poi attenzione, la rete ancora di Giulio, tripletta, chiama lo schema, Mister of Samuel, Peter per Giulio, tripletta per lui, altro gol di pregevole fattura, veramente un'ottima giocata. Qui attenzione ancora il Basca, però parte il cross. Buona guardia del portiere, attenzione Peter. Peter sulla tre quarti, salta un uomo, ne salta un altro, parte Peter! Il numero 10! Il fratello di Of Samuel che va a esultare, veramente. Una grande rete con personalità. Molto felice di vedere così il nostro Peter. Poi ancora Giulio, parte il tiro, la deviazione. Il portiere che però benissimo. Para, controtempo. Ancora l'Enjoy che sembra non voler mollare la mossa. Attenzione. Rimessa laterale. E calcio d'angolo per l'Enjoy. Attenzione, bravissimo il tiro del Bomber Diego con una giocata sontuosa. Staffilata sul primo palo sotto l'incrocio. Veramente un gol bellissimo. Ancora Diego con una ruleta fantastica. Poi prova l'assist. Attenzione, parte il tiro del numero 11, del numero 3, scusate. Paratissima ancora del portiere, ancora Giulio. Giulio dentro per Diego, bellissima la giocata da Bomber Vero, poi il dribbling e la traversa. Una giocata veramente sontuosa però di Diego. Adesso una punizione dal limite dell'area, parte ancora Bomber Diego, la rete! Dilaga l'Enjoy. E attenzione, perché non penso voglia fermarsi qui. Ancora Peter sulla tre quarti, parte la staffilata, la parata del portiere, poi il tap-in vincente. Ancora una volta la rete dell'Enjoy, l'esultanza del piccolo numero 17, se non erro. Diego dentro per Peter con il fisico, gioco di suola, poi parte il tiro, benissimo la difesa del Basca, poi parte il cross, attenzione, il tiro ancora, la traversa dell'Enjoy che sta letteralmente dilagando i ragazzi di Of Samuel, croccantissimi come questo gol di testa ancora da parte di Peter che sfrutta i suoi centimetri per mettere dentro il pallone in rete, veramente un altro bellissimo gol, ancora Bomber Diego, parte il tiro, bravissimo questa volta il portiere del Basca. Attenzione, Thiago, bellissimo il dribbling, ancora Thiago, grandissimo il gioco di corpo, Thiago, sul mancino, parte il tiro e la chiusura, ma ancora Thiago che recupera il pallone indemoniato, calcio di punizione dal limite, sull'auto di sinistra, ancora Diego, il tiro, il pallone sul fondo, ma quanto gasa Thiago, veramente croccantissimo, qui Sofia
sbaglia il passaggio, cerca di recuperare, poi va via l'attaccante, ancora Thiago, anche in fase difensiva, lo abbracciano tutti, meritato. Ancora il Basca che però cerca di recuperare lo svantaggio, qui bravissima la retroguardia con il portiere che recupera un pallone. Qui siamo entrati intanto nell'ultimo tempo. Vediamo un po' se il Basca riuscirà a fare qualcosa. Il pallone dentro, la chiusura al numero 8. Parte il tiro e spacca la traversa. Che sta filata da parte del capitano del Basca. Pallone che però si stampa sulla traversa. Poi bravissimo qui il portiere ad anticipare l'attaccante. Attenzione, ancora il Basca. In transizione offensiva. Capitano numero 8. Parte il tiro e la grandissima parata, la grandissima parata del portiere dell'Enjoy, che attenzione però a proposito di portieri, sbaglia il rinvio quello del Basca, il tiro è ancora un'altra traversa, quante traverse quest'oggi. Calcio d'angolo, parte il cross dentro per Peter, bravissimo la chiusura del portiere, però la rete, Thiago! La rete meritatissima, in tapine, esultanza croccante. Bravissimo Thiago, grandissimo davvero. Qui ancora Peter che segna un altro gol. Penso, se non erro, il terzo della sua partita. Esulta con Thiago, scene veramente che fanno bene al calcio. Qui intanto continua a dilagare l'Enjoy. Manca un minuto alla fine, parte il tiro. La grandissima risposta del portiere del Basca. Partita è stata veramente molto viva, ricca di azioni, ricca di situazioni. Partita che però termina qui la vittoria dell'Enjoy. Bravissimi ragazzi di Mister of Summer, che mi sembra assolutamente soddisfatto. Ragazzuoli, si conclude qua questa splendida giornata di campionato, questa splendida partita. Direi anche oggi è andata bene, no? Nel senso che alla fine in realtà era partito malino, perché come nella scorsa partita, e ultimamente non riusciamo ad ingranare subito, Entriamo poco concentrati. Entriamo poco concentrati, in difficoltà. Farei entrare un ragazzo protagonista che oggi ha fatto veramente bene. Vieni Andri, per dare un aspetto diverso da quello che può essere la nostra percezione di partita. Come hai visto la partita di oggi secondo i tuoi occhi, sia in campo che fuori? In campo ho provato di... Grazie mille. No. Che difficoltà hai incontrato oggi? A correre, che spesso quando corro dopo un po' mi finisce l'energia. Ok, quindi dici che magari come abbiamo giocato anche pochi giorni fa c'era un po' di stanchezza nelle gambe. Sì. O vuoi far più ripetuto l'allenamento? Non lo so. E rispetto al contesto gruppo, quindi come ti sei trovato oggi a giocare con la squadra? Si è avuto delle difficoltà, degli aspetti che secondo te noi dovremmo curare di più durante gli allenamenti? Hai un consiglio anche da darci? Allenarsi un po' di più sul dribbling forse. Ok, sul dribbling, perché ti senti poco brillante. Sì. Ok. Anche un po' di più il tiro. Anche il tiro. Sì. Anche venire un po' più allenamento però. Ti ringraziamo, grazie Ale, gran partita. Andiamo alla prossima, mi raccomando, allenamenti. Bella Ale, grazie. Detto questo ragazzi, direi che abbiamo detto tutto. Prossima partita, penso che sarà una partita molto molto interessante. Fateci sapere come avete visto questo episodio. L'arbitro. Lasciate un commento anche sull'arbitro. Solo cose belle. Seguiteci su tutti i nostri canali social e ci vediamo in un prossimo video. Dall'Enjoy è tutto, forza sempre Enjoy. Ciao ragazzi. Woo!